Dio è buono, amen. Amen. Grazie a Dio per la sua chiesa, amen. Grazie a Dio per il luogo che ci ha dato per poter essere uniti. Non è da sottovalutare questo, ma per stare insieme nella casa del Signore. Grazie a Dio anche per l'aria condizionata. E vedete, se la chiesa è un luogo di riparo, di ristoro, è un'oasi per la nostra anima, beh, in questi ultimi giorni lui è anche per il nostro corpo. Ma spero che nessuno di noi sia qui per l'aria condizionata, suppongo che nessuno di noi è qui per questo, ma perché vogliamo servire insieme al Signore. Beh, vorrei prendere ancora altro tempo prima di leggere il testo biblico di questa mattina. Vorrei chiedere al pastore ancora una volta di pregare per tutti noi. Let's pray together. Signore, andiamo a presentarci dinanzi a te. Solo noi apriremo la tua parola, la Bibbia. Noi, Padre, vogliamo aprire ancora i nostri cuori dinanzi a te, che dentro di Dio di parlarci, di cibarci, di ministrare alle nostre anime, alle nostre vite, Signore Dio, affinché, oh Padre, la nostra vita sia trasformata per la virtù e la potenza del tuo Santo Spirito. Voglio parlarci per mezzo del fratello Jonathan, Signore Dio, non solo sia la tua doppia unzione su di lui, ma ancora su ognuno di noi, oh Padre, affinché possiamo ricevere la tua parola con l'allegrezza, con letizia, con gioia, Signore Dio. Per amore del tuo nome vogliamo dirti parla ai nostri cuori, nel tuo meraviglioso nome Gesù, alleluia, benedetto per tutta l'eternità. Amen. 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 La parola di Dio, vogliamo andare insieme nel libro di Giovanni, Vangelo di Giovanni. Leggeremo solamente un verso questa mattina, Vangelo di Giovanni, capitolo 11, verso 40. Vangelo di Giovanni, capitolo 11, verso 40. Quanti l'hanno trovato? Possono dire: l'ho trovato. Amen. E dice così, Giovanni 11:40, è Gesù che sta parlando con Marta, e dice: Gesù le disse, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Se credi vedrai la gloria di Dio. Vogliamo girarvi a chi vi sta attorno, a chi vi sta accanto, e ditegli: se credi, se credi, vedrai, vedremo. If you believe, you will see the glory of God. Amen. Dio vi benedica. God bless you. Maybe. Potete stare fuori. You maybe. Amen. Se credi, if you believe, vedrai, vedremo la gloria di Dio. Beh, questa mattina noi abbiamo tutti quanti, credo, un desiderio nel nostro cuore. Chi questa mattina ha una richiesta da fare al Signore? E con l'aiuto di Dio questa mattina vogliamo presentare a Lui una richiesta, vogliamo presentare a Lui un desiderio. Signore, noi desideriamo vedere la Tua gloria. Questo è il nostro desiderio, Signore. Noi desideriamo vedere la Tua gloria. Amen. Beh, conosciamo un po', suppongo tutti, il testo, il verso che abbiamo letto. Conosciamo all'interno di dove si trova questo verso, all'interno di che storia si trova la resurrezione di Lazzaro. Beh, non andremo ad analizzarla tutta quanto passo passo, ma con l'aiuto di Dio vorrei evidenziare magari alcuni aspetti di questa storia. Sappiamo che Lazzaro era morto ormai da quattro giorni, e secondo alcuni studiosi il corpo di Lazzaro si trovava già in uno stato di decomposizione. E secondo delle credenze ebraiche, beh, lo spirito di un uomo abbandona il proprio corpo dopo tre giorni dalla morte. E quindi questo significa che per Lazzaro, quando arrivò Gesù lì al sepolcro, beh, non c'era più alcuna speranza dal punto di vista umano. Non c'era più nessuna, appunto, speranza per Lazzaro. E ci dice la Bibbia che Lazzaro era il fratello di Marta ed era il fratello di Maria. E da quello che noi possiamo leggere in questa storia, ci fa vedere come Gesù conoscesse Marta, conoscesse Maria, conosceva Lazzaro. Beh, in altre parole, erano amici. Ci dice infatti che Maria fu quella che unse con l'olio profumato i piedi di Gesù e che asciugò con i suoi capelli. Amen. E nel mentre che Lazzaro era ancora in vita, però malato, beh, le sue sorelle Marta e Maria andarono a cercare qualcuno che potessero andare da Gesù per dirgli:
Signore, ecco, colui che tu ami, Lazzaro, è malato. Beh, perché Marta e Maria andarono a cercare qualcuno per dire a Gesù che Lazzaro era malato? Beh, non ci dice da quanto tempo Lazzaro stava male e non ci dice se prima Marta e Maria magari erano andati alla ricerca magari di un medico, facciamo questa supposizione, di un medico per cercare di guarire il proprio fratello Lazzaro, per cercare di dargli delle cure. Questo non ce lo dice, però c'è qualcosa che magari potrebbe farcelo supporre, perché ci dice alla fine del capitolo 10, quindi un capitolo prima rispetto a quello che abbiamo letto, che Gesù si trovava oltre il Giordano e per andare fino a Betania, beh, occorrevano tra le 9 e le 10 ore di viaggio, e a quel tempo non esistevano i treni, non esistevano le auto, e si viaggiava a piedi. Quindi bisognava fare tra le 9 e le 10 ore di cammino. E da quello che noi possiamo vedere, beh, questa malattia di Lazzaro non era una malattia della quale lui sarebbe morto dopo alcuni anni o magari dopo alcuni mesi, ma vediamo appunto che dopo alcuni giorni, beh, Lazzaro morì. E quindi magari possiamo supporre, e ripeto, non è scritto nella parola di Dio, quindi tutto ciò che non è scritto è pura immaginazione, è un'opinione, ma magari erano andati alla ricerca di qualcuno, di un medico che poteva dargli delle cure, poteva dargli delle medicine, perché il loro fratello Lazzaro era in fin di vita, il loro fratello Lazzaro stava per morire. Beh, vedete, non è peccato magari consultare la scienza, che Dio ha dato a disposizione degli uomini per conoscerla, per approfondirla, per studiarla. Ovviamente non sto dicendo che al primo mal di testa, alla prima magari malessere, bisogna subito correre dal medico, perché noi sappiamo che abbiamo un Dio e possiamo portare a Lui ciò che c'è, che ci appesantisce, ciò che c'è nel nostro cuore. Ma se Dio ha dato agli uomini la possibilità di studiare la scienza, la possibilità di conoscere, beh, credo che sia bene usufruire di questo tipo di conoscenza. Amen. Ma supponendo che sia stato così, ok? Quindi nulla di scritturale. Supponendo che sia stato così, beh, per Lazzaro non c'era stato nulla da fare. Lazzaro continuava a stare male. Lazzaro era malato e stava per morire. Alleluia, stava per morire. Ed ecco perché Gesù e Marta e Maria andarono ad avvertire qualcuno che potessero andare da Gesù. Beh, perché sapevano che quel Gesù che loro avevano conosciuto, quell'amico che loro avevano trovato, beh, era più che un uomo, era più di ciò che la gente diceva di lui, era più che un profeta. Beh, Marta e Maria sapevano che in Gesù c'era qualcosa di speciale, c'era qualcosa che non avevano mai visto prima. Riconoscevano in Gesù una tale autorità, una tale potenza, al punto di riconoscere che niente e nessuno, alleluia, niente e nessuno poteva guarire il loro fratello Lazzaro, tranne che Gesù. Amen. Alleluia. Tranne che Gesù. Alleluia. Beh, vedete, noi senza Gesù noi non siamo nulla. Amen. Noi senza Gesù noi non siamo nessuno. E se Gesù Dio non ci dasse, non ci darebbe la vita questa mattina, beh, noi non saremmo qui. E Gesù disse: voi senza di me non potete fare nulla. Alleluia. Non potete fare niente. Alleluia. E non vuol dire che magari siamo degli esseri incapaci. No. Non vuol dire che non abbiamo nessuna possibilità di ragionare, capacità di intendere, di voler. No. Ma è come a voler dire: voi avete bisogno di dipendere da me. Amen. Voi avete bisogno di fidarvi di me. Alleluia. E se vogliamo vedere la gloria di Dio questa mattina, abbiamo bisogno di fidarci di Lui. Amen. Abbiamo bisogno di dipendere da Dio. Alleluia. Amen. Abbiamo bisogno di riconoscere che noi senza di Lui non possiamo fare nulla. Amen. Alleluia. Non possiamo fare nulla. Amen. Amen. Alleluia. E al verso 4 del capitolo che abbiamo detto, che abbiamo letto, beh, Gesù dice, il verso dice: Gesù, dito ciò, disse: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Amen. Signore, questa mattina abbiamo
una richiesta nel nostro cuore. Signore, aiutaci a non smettere di credere. Signore, permettici di vedere la tua gloria. Alleluia. E questa mattina, alleluia, la tua malattia, che non vuol dire magari necessariamente una malattia fisica, ma quando Dio guarda nella tua vita e vede che c'è qualcosa che ha bisogno di essere cambiata, beh, Lui vuole guarirti da quel tuo malessere. Quando Dio guarda nella tua vita e vede che c'è qualcosa che ha bisogno di essere modellata, qualcosa che non sta camminando più secondo ciò che è la volontà di Dio per te, beh, la tua vita inizia ad essere malata. La tua vita inizia ad essere a rischio morte. E Dio questa mattina viene da noi, viene da te, alleluia, per dirci: io voglio cambiarti, io voglio rinnovarti, io voglio darti nuove forze, alleluia, io voglio trasformarti per la mia gloria, alleluia, perché non è nella mia volontà che la tua vita sia destinata alla morte, ma io voglio che tu possa vivere, io voglio che tu possa camminare così come io desidero, alleluia. Magari pensi che stai servendo Dio, però probabilmente lo stai facendo così un po' a modo tuo. Signore, questa mattina ti prego, ungimi, cambiami, modellami, trasformami così come tu vuoi, con tutti i miei limiti, con tutte le mie incapacità, alleluia, con tutte le mie mancanze, ed usati di me, usati di noi per la tua gloria, che la tua gloria possa essere manifestata nella nostra vita, possa essere manifestata nella nostra famiglia, nella nostra chiesa, Signore. Noi desideriamo vedere la tua gloria, alleluia, questo è il nostro desiderio, Signore, desideriamo vedere la tua gloria. Alleluia, alleluia, alleluia. E Gesù disse a Marta: non ti ho detto che se credi beh, tu vedrai la gloria di Dio? Beh, in altre parole, se tu continuerai a credere in me anche quando le circostanze che sono attorno a te ti fanno pensare il contrario, se tu continuerai a servirmi, oh Signore, fa che ci sia fede in me. Alleluia. Beh, non serve una grande fede. Gesù disse: se voi avete fede quanto un granello di senape, voi direte a questo monte: spostati da qui a lì, e quel monte lo farà. Alleluia. E questo per la nostra mente è qualcosa di impensabile, qualcosa che al nostro cervello è qualcosa che di inimmaginabile, ma Gesù lo dice: se voi avete fede, voi vedrete ciò che i vostri occhi non hanno mai visto, ciò che le vostre orecchie non hanno mai percepito, non hanno mai udito. Se voi credete avendo fede, non dubitando, perché diceva la sua parola che chi dubita è come una canna agitata dal vento, ma se voi rimanete fermi sulla vostra fede. Amen. Alleluia. E anche noi vogliamo vedere quella gloria. Signore, anche noi desideriamo vedere quella gloria. Alleluia! Quanti questa mattina vorrebbero vedere un miracolo? Quanti questa mattina vorrebbero vedere i ciechi recuperare la vista? Quanti vorrebbero vedere entrare un sordo muto ed essere guarito? I zoppi recuperare a camminare, riprendere a camminare? Beh, io penso che tutti vorremmo vedere questo genere. Alleluia! E questo, se Dio vuole, Lui lo può fare. Amen. Se Dio vuole, questo è possibile. Ma vedete, c'è qualcosa che va oltre ciò che i nostri occhi vorrebbero vedere. C'è qualcosa che va oltre i segni, c'è qualcosa che va oltre i miracoli che questa carne desidererebbe vedere. Alleluia. Gesù disse a Tommaso: tu credi perché hai visto, ma beati coloro che crederanno, alleluia, senza aver visto. Amen. Perché vedete, a questa carne, parliamoci chiaro, piace vedere. Questa carne vorrebbe vedere miracoli, vorrebbe vedere miracoli tangibili, vorrebbe toccare. E il mondo è alla ricerca di miracoli che si possono toccare, miracoli tangibili. Amen. E vedete, questa però non è la priorità del cristiano, perché dice che i segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Non è una priorità, ma è una conseguenza, è solo un seguito. Beh, vedete, c'è qualcosa di più che la nostra anima sta cercando.
C'è qualcosa di più che la nostra anima in questo momento sta desiderando. Signore, la tua gloria. Alleluia. Tanto di più, Signore, la tua gloria. Se tu vuoi, beh, che questi occhi possano vedere. Se tu vuoi che queste mani possano toccare. Ma Signore, non farci mai mancare la tua gloria. Alleluia. Non toglierci questo desiderio dal nostro cuore. Alleluia. Che la tua gloria possa essere manifestata in mezzo di noi. Alleluia. Alleluia. Che la tua gloria possa accompagnarci ovunque noi andiamo. Amen. Signore, noi desideriamo vedere la tua gloria. Amen. Alleluia. La tua gloria. E vedete, quando la sua gloria è manifestata, ecco che allora avvengono miracoli che noi non abbiamo mai visto. Avvengono cose così grandi che noi nemmeno immaginavamo. E vedete, la resurrezione di Lazzaro, per quanto grande è stata, beh, non fu solamente quello il miracolo più grande. Ma vediamo, alla fine, leggendo poi i versi successivi, che tutti quanti gli altri giudei non poterono fare a meno di credere di chi era Gesù, chi era Gesù. E la sua fama veniva sparsa sempre di più, il suo nome veniva conosciuto sempre di più. Alleluia. Beh, non si fermò solamente a quello il miracolo, ma fu quello che scaturì dopo. Amen. Alleluia. Alleluia. Vorrei per un attimo parlarvi di Mosè. Beh, chi non ha mai conosciuto, più che conosciuto, chi non ha mai sentito parlare di Mosè? Anche chi non ha mai sentito nulla della Bibbia avrà sentito almeno una volta parlare di Mosè. Amen. Beh, Mosè fu un uomo, ci dice la Bibbia, che per quello che riguarda i segni, i prodigi, i miracoli, Mosè ne aveva viste di cotte e di crude. Mosè ne aveva viste di tutti i tipi. Alleluia. Mosè fece la sua prima esperienza quando era lì sul monte Horeb e un angelo del Signore apparve a Mosè per mezzo di un roveto ardente che bruciava senza consumarsi per dirgli: Dio ha scelto te per salvare il mio popolo dal popolo dell'Egitto. E questo fu solamente l'inizio delle cose che Mosè iniziò a vedere, l'inizio delle cose che Mosè iniziò a sperimentare. Alleluia. Mentre Mosè era alla guida del popolo di Israele, beh, Mosè sperimentò miracoli su miracoli. Vide la potenza di Dio quando, a causa dell'oppressione del faraone, colpì l'Egitto con delle grandi piaghe, con dei grandi castigli. Sperimentò la guida di Dio durante l'esodo del popolo di Israele dall'Egitto. Beh, vedete, Mosè vide il Mar Rosso aprirsi. Alleluia. Mosè vide la manna scendere dal cielo. Mosè vide l'acqua sgorgare dalla roccia. Mosè vide, dice, persino il dito di Dio che scriveva su tavoli di pietra. Beh, pensate, il dito di Dio che scriveva su tavoli di pietra. Pensate che cose grandiose che Mosè vide. Alleluia. Amen. Però ci dice la Bibbia che questo a Mosè non bastava. Mosè desiderava ancora di più. Mosè aveva ancora un desiderio nel suo cuore. Beh, questa mattina voglio dirti, vogliamo dirci, beh, non accontentiamoci di quello che già abbiamo visto. Amen. Di quello che già abbiamo sperimentato. Alleluia. Beh, non accontentarti di venire solamente la domenica e sederti su uno di questi banchi e tutto finisce lì. E poi si continua la vita così come si vive sempre. Beh, non accontentarti di aver ricevuto il dono dello Spirito Santo, di essere stati battezzati nel nome di Gesù. Amen. Nonostante questo è qualcosa di fondamentale. La Bibbia dice che chi non è nato di acqua e di spirito non può vedere il regno di Dio. Amen. Quindi se non hai fatto ancora questa esperienza, beh, ti invito a farla. Amen. Ma se tutto dovesse poi finire lì, beh, questo non basta. Alleluia. Non basta, non accontentiamoci. Alleluia. Desideriamo di più. Alleluia. Desidera avere ogni giorno un incontro personale. Alleluia. Con Dio. Desidera sperimentare più della sua potenza. Alleluia. Desidera sperimentare più della sua presenza, del suo amore. Alleluia. Alleluia. Desidera sperimentare più della sua gloria. Alleluia. Signore, noi desideriamo vedere Alleluia. La tua gloria. Alleluia. Perché vedi, sai che cosa succederà? Succederà che se ti accontenterai di aver sperimentato quello che già hai sperimentato, se ti basterà aver vissuto quello che hai già vissuto, sai che cosa accadrà?
accadrà che cadremo nella religiosità. Finiremo di vivere, così come dice la Bibbia, di vivere per fede, e continueremo a vivere solamente per quello che i nostri occhi possono vedere, solamente per quello che le nostre mani possono toccare. Alleluia. E se ti accontenterai, se ti basterà quello che hai già visto, quello che hai già vissuto, quando magari non vedrai, quando magari arriverà il momento che non sentirai e non è proprio tutto così fila liscio come l'olio nella tua vita, beh, succederà che ti dimenticherai di quello che Dio ha fatto per te, di quello che Dio ha fatto per la tua famiglia, di quello che Dio ha fatto nella tua vita. Alleluia, alleluia. Beh, vedete, quando il popolo di Israele vide Mosè che andava sul monte a parlare con Dio, e non vide più Mosè perché la sua assenza si stava prolungando, iniziarono a dire: ma Mosè che fine ha fatto? Era qui con noi, noi parlavamo con lui, Dio ci guidava per mezzo di lui, la sua presenza era con noi, ma adesso noi non lo vediamo più, adesso noi non lo tocchiamo più. Beh, sapete che vi dico? Conosciamo la storia, costruiamoci un vitello d'oro, costruiamoci una statua, e questa non ci basta, ci facciamo guidare da questa statua, adoreremo noi questa statua, e questo per noi va bene così, noi ci accontentiamo, va bene così. Beh, pensate, il popolo di Israele, dopo aver visto la manna scendere dal cielo, dopo aver sperimentato la potenza di Dio, la guida di Dio, beh, adesso era lì che stava adorando una statua. Alleluia. Conosciamo la storia. Poi Dio avverte Mosè di quello che il popolo stava facendo. Mosè scende dalla montagna arrabbiato, per la rabbia spezza le tavole, fa distruggere il vitello d'oro. Dio volle punire il suo popolo e Dio dice a Mosè: beh, vedi, questo è un popolo dal collo duro, e se la mia presenza continuerà a venire con questo popolo, io distruggerò questo popolo. Mosè, è meglio per voi che io non venga più con voi, che io non vi accompagni più. Sapete che, sai che ti dico? Un angelo verrà al posto mio, ma la mia presenza non potrà più venire con voi. Ed ecco che Mosè a questa richiesta di Dio, a questa affermazione, possiamo dire, di Dio, Mosè fu rattristato, Mosè fu colto da dolore, fu colto da difficoltà, perché sapeva che senza la presenza di Dio, beh, non sarebbe stata la stessa cosa. Amen. Senza la presenza di Dio che li avrebbe guidati, non sarebbe stato più uguale. Amen. Beh, vedete, chiesa, niente e nessuno, alleluia, niente e nessuno potrà mai sostituire la presenza di Dio nella nostra vita. Potrai ascoltare anche 10 sermoni al giorno, ma se la presenza di Dio non cammina con te, non serve a nulla. Potrai anche ascoltare dalla mattina alla sera cantici, inni di lode a Dio, ma se non li fai tuoi, se la presenza di Dio non cammina con te, beh, saranno solamente dei bei cantici, saranno solamente delle belle parole. Alleluia. Devi desiderare la presenza del Signore, devi cercare la presenza del Signore, deve esserci un fuoco che arde dentro il tuo cuore. Signore, noi desideriamo vedere la tua gloria più di qualsiasi altra cosa. Signore, noi desideriamo la tua gloria. Alleluia. 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 E vedete, alleluia, quello che stiamo facendo adesso qui, l'essere presenti nella casa del Signore, noi non lo facciamo giusto perché domenica, almeno spero, non lo facciamo perché giusto così per religiosità, ma perché è una conseguenza di ciò che c'è nel nostro cuore. Amen. Amen. Beh, noi non siamo qui giusto perché vogliamo essere qui, amen, ma perché è una conseguenza di ciò che c'è nel nostro cuore. Noi non diamo al Signore giusto perché ce lo dice qualcuno, giusto perché è una religione e quindi ci impongono a farlo, no, ma perché è ciò che c'è nel nostro cuore. Alleluia. Noi diamo al Signore perché noi desideriamo dare al Signore, noi vogliamo dare al Signore. E se il tuo cuore, alleluia, se il tuo cuore è avvolto dal desiderio di cercare la presenza del Signore, se il tuo cuore è avvolto dal desiderio di cercare la gloria del Signore, beh, quella relazione che tu hai con Dio, nessuno la potrà mai sostituire, nessuno la potrà mai eguagliare, alleluia, nessuno la potrà mai barattare per qualcos'altro. E questo Mosè lo sapeva. Questo Mosè ne era cosciente, sapeva di ciò che stava perdendo,
Alleluia. E Mosè non si accontentò di mangio. Non gli bastava solamente un'apparenza, per così dire, religiosa che potesse sostituire la presenza del Signore. Perché Mosè amava Dio. Mosè ricercava la guida di Dio. Mosè cercava il suo consiglio. Alleluia. Alleluia. Perché invece il popolo di Israele invece cadde nell'idolatria? Perché non avevano capito che la presenza del Signore non era una forma di religiosità. Alleluia. Non era qualcosa da dover sostituire a un senso di appagamento per poter adorare qualcos'altro. Tanto l'importante è che adoriamo qualcosa. Tanto l'importante è che seguiamo qualcosa. E questo è quello che accade un po' ai giorni d'oggi. Noi veniamo in chiesa, ho fatto il mio servizio, sono a posto. Mi sento con la coscienza pulita, ho fatto quello che dovevo fare. Mi sono fatto la mia preghiera quotidiana a posto. Va bene così, adesso posso continuare la mia giornata come se nulla fosse. Mi sento a posto. Signore, questa mattina aiutaci ad avere un desiderio nel nostro cuore. Aiutaci ad avere un desiderio che infiamma il nostro cuore. Alleluia. E quando c'è un desiderio nel tuo cuore che brucia, che arde, beh, non sei lì magari con l'orologio a vedere quanto tempo manca ancora alla fine del servizio. Non sei lì a pensare a cosa dovrai fare dopo il servizio, no. Perché tu vuoi essere avvolto, vuoi essere coinvolto, vuoi essere presente nella casa del Signore, vuoi essere presente quando la sua presenza cammina in mezzo al suo popolo. Alleluia. Tu vuoi che la presenza di Dio possa avvolgere la tua vita. Alleluia. Vuoi essere immerso della sua gloria. Alleluia. Nella sua gloria. Amen. Alleluia. 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 Ed ecco che Mosè dice a Dio a questo punto: Signore, noi senza di te non andremo da nessuna parte. Mosè inizia ad avere un colloquio con Dio. Dio aveva parlato a Mosè, aveva detto: io ti conosco personalmente. Tu hai trovato grazia ai miei occhi, dice Dio a Mosè. Ecco che Mosè adesso però rinfaccia queste cose a Dio. Signore, ma ti ricordi? Tu mi hai detto che mi conosci personalmente. Tu mi hai detto che io ho trovato grazia ai tuoi occhi. Beh, Signore, io non voglio accontentarmi qui. Fammi conoscere le tue vie. Signore, fa che possa trovare grazia ai tuoi occhi. Signore, ricordati di questa nazione che è il tuo popolo. E se la tua presenza non viene con noi, Mosè dice a Dio: noi non ci muoveremo. Noi non partiremo, alleluia. Senza la tua presenza noi non andremo da nessuna parte. Alleluia. Alleluia. Ed ecco che a questa richiesta di Mosè, Dio decide di, per così dire, cambiare idea e di andare con Mosè a accompagnare il suo popolo. Ed ecco che a questo punto Mosè, dopo tutte le cose che lui aveva visto, dopo tutte le cose che lui aveva sperimentato, alleluia, oltre a vedere il Mar Rosso aprirsi, oltre a vedere la manna scendere dal cielo, oltre a vedere il Dio di Dio scrivere su tavole di pietra, alleluia, oltre a vedere miracoli su miracoli, oltre a vedere ad essere stato il protagonista, alleluia, l'essere stato testimone, non l'averlo sentito raccontare, che è diverso, ma testimone. Beh, a questo punto Mosè, che cos'altro c'è ancora da desiderare? Che cos'altro c'è ancora da poter testimoniare? Non ti basta? Non ti basta quello che tu hai già visto, quello che tu hai già sperimentato? E Mosè fa una richiesta a Dio. Vorrei che prendessimo le nostre Bibbie, il primo che trova questo riferimento si alzi in piedi e lega questo riferimento, Esodo 33, 18. Amen. Esodo 33, 18. Esodo è il secondo libro della Bibbia. Amen. Allora Mosè disse: De, fammi vedere la tua gloria. Amen. Signore, fammi vedere la tua gloria. Amen. Alleluia. Signore, ti prego, fammi vedere la tua gloria. Signore, grazie per i miracoli che tu mi hai fatto vivere. Grazie per i miracoli che tu mi hai fatto vedere. Per i miracoli che mi hai fatto toccare. Ma c'è qualcosa di più che io voglio sperimentare. Anche se ho visto, anche se ho sperimentato, beh, Signore, voglio di più. Desidero di più, alleluia. Voglio sperimentare di più della tua presenza. Voglio sperimentare di più di un segno. Voglio sperimentare di più di un miracolo. Signore, voglio vedere la tua gloria. Alleluia. Signore, la tua gloria. Amen. Signore,
grazie per averci cambiati. Signore, grazie per averci rinnovati. Signore, grazie per averci preso dal fango di questo mondo e averci riempito del tuo spirito, essere stati battezzati nel tuo santo nome, Gesù. Ma adesso noi non vogliamo fermarci qui. Signore, noi abbiamo ancora un desiderio nel nostro cuore. Signore, noi abbiamo ancora una richiesta nel nostro cuore. Ti prego, dice Mosè. Alleluia. Signore, ti prego, fammi vedere. Alleluia. Alleluia. Se tu vorrai, Signore, beh, che questi occhi possano vedere. Se tu vorrai, Signore, che queste mani possano toccare, ma non togliermi la tua gloria. Alleluia. Non togliere la tua gloria dalla mia vita, dal mio cuore. Alleluia. Alleluia. E a questo punto Dio dice a Mosè, beh, Mosè, a questa tua richiesta, sappi che nessuno che vive può vedere Dio. Però a questa tua richiesta dice, io ti coprirò con la mia mano, passerò davanti a te. E dice che in quel momento Mosè fu inondato della sua gloria. Alleluia. Beh, la sua gloria è qualcosa che va oltre il grado che possiamo vedere. È qualcosa che va oltre i segni che noi possiamo sperimentare. Alleluia. Perché la sua gloria è qualcosa che va più in profondità. Alleluia. Beh, vedete, il mondo chiede un segno. Il mondo è alla ricerca di miracoli che possono essere toccati, che possono essere visti. E se Dio vuole, Dio concede loro un segno, concede loro un miracolo. Amen. Beh, quanta gente magari è venuta in chiesa perché aveva bisogno di un miracolo, aveva bisogno di un tocco, aveva bisogno di essere guarito. Poi l'hanno ricevuto. Amen. E che fine hanno fatto? Chi l'ha più visto? Alleluia. Amen. Amen. E la sua parola dice, molti in quel giorno diranno, Signore, ma non ti ricordi di noi, di quello che abbiamo fatto nel tuo nome? Alleluia. Noi siamo stati perfino i protagonisti delle tue opere, non ti ricordi di noi? Beh, Dio dice, io non so nemmeno voi chi siete. Io nemmeno vi conosco. Alleluia. Alleluia. Beh, che motivo aveva Mosè per fare questo tipo di richiesta? Alleluia. Che cosa altro gli mancava Mosè da poter vedere? Beh, questa mattina, perché sei qui? Qual è il motivo per cui ti trovi qui questa mattina? Non ti basta l'essere stato riempito dello Spirito Santo? No. Non ti basta l'essere stato cambiato? No. Non ti basta l'essere stato guarito? No. No, Signore. Alleluia. Non ci basta. Noi abbiamo ancora un desiderio nel nostro cuore. Signore, riempici della tua gloria. Così come il cervo anela il nido degli acqui. L'anima nostra vuole essere assetata di te, vuole essere riempita di te, Signore. Riempici della tua gloria. Noi abbiamo sete di te, Signore. Riempici della tua gloria. Alleluia. Noi desideriamo vedere la tua gloria. Amen. Se la tua anima, alleluia, desidera vedere la gloria di Dio più di qualsiasi altra cosa, beh, questo è un desiderio che non può svanire. Questo è un desiderio che rimarrà impresso dentro di te, rimarrà impresso nella tua anima. Alleluia. Perché? Perché vedete, questa carne ha una data di scadenza. Questo corpo prima o poi scadrà. Ma noi sappiamo che la nostra anima rimane per sempre. Vabbè. E se nella tua anima c'è un vivo desiderio che brucia di voler vedere la presenza del Signore, beh, di voler vedere la gloria del Signore, beh, questo desiderio rimarrà per sempre. Amen. Alleluia. Rimarrà per sempre. Alleluia. E erano passati circa 1500 anni e ci dice che Gesù era sul monte lì a pregare e dice che mentre pregava l'aspetto del suo volto cambiò. La sua veste divenne candida e sfolgorante e due uomini apparsi in gloria parlavano con lui. Beh, chi erano questi due uomini? Uno era Elia e l'altro era Mosè. Beh, Dio non si dimenticò di quella richiesta, di quel desiderio che Mosè aveva. Beh, potresti avere anche una lunga esperienza ecclesiale, ma abbiamo bisogno di volere di più. Abbiamo bisogno di desiderare di più. Abbiamo bisogno di desiderare in maniera ardente dentro il nostro cuore la manifestazione della sua gloria nelle nostre vite, della sua manifestazione della sua gloria in questa chiesa, alleluia, nelle nostre famiglie. Signore, la tua gloria. Amen. Desideriamo vedere la tua gloria. Alleluia. La tua gloria, Signore. Alleluia. 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 Sto per concludere solamente un'altra piccola storia che si trova nel libro degli Atti, al capitolo 6.
ci parla di un uomo, ci parla di Stefano. Stefano, ci dice la Bibbia, che fu un uomo che fu ripieno di Spirito Santo, fu ricolmo di fede. E non solo questo, dice che Stefano fu un uomo che compì grandi prodigi, compì grandi segni in mezzo al suo popolo. E per mezzo dello Spirito di Dio, Stefano compì così tanti miracoli, così tanti prodigi, che gli uomini di quel tempo iniziarono ad ingiurarlo, iniziarono a criticarlo, iniziarono a colpirlo per quello che lui faceva nel nome del Signore, ma per quello che gli altri vedevano. Alleluia. Stefano aveva visto magari ciechi recuperare la vista. Stefano aveva visto i zoppi recuperare e riprendere a camminare. Aveva visto di tutto e di più, ci dice la Bibbia, ma c'era qualcosa che ancora non aveva visto, ed era la gloria di Dio. Amen. Alleluia. E dopo aver predicato agli uomini di quel tempo, dice la Bibbia, la verità, dopo aver detto loro che avevano ucciso il Messia, che erano stati loro ad uccidere Gesù, loro, piuttosto che ravvedersi, loro, piuttosto che cambiare il loro atteggiamento, iniziarono a lapidare Gesù. Iniziarono a lapidare Stefano, iniziarono a colpire Stefano. Alleluia. E la Bibbia dice che mentre Stefano era lì che veniva colpito, dice che alza gli occhi al cielo. Stefano alza gli occhi al cielo e dice: vedo i cieli aprirsi. Vedo la gloria di Dio. Alleluia. Stefano aveva visto sicuramente miracoli su miracoli, aveva visto ciechi, zoppi, sordi essere guariti, ma non aveva visto ancora la gloria di Dio. Alleluia. E la gloria di Dio era qualcosa che nient'altro la poteva sostituire, nient'altro la poteva, alleluia, poteva cambiare quello che lui aveva visto. Alleluia. Signore, noi vogliamo vedere la tua gloria questa mattina. Alleluia. Noi vogliamo vedere la tua gloria. Alleluia. E se anche tu questa mattina hai questo desiderio, perché non ti alzi in piedi? Perché non inizi a battere le tue mani al Signore? Perché non inizi a lodare il suo nome? Alleluia. Signore, noi desideriamo vedere la tua gloria, alleluia, più di qualsiasi altra cosa, Signore, fa che la tua gloria non manchi mai nelle nostre vite. Questo è il desiderio che c'è dentro di noi. Vogliamo vedere la tua gloria, alleluia, la tua gloria. E noi questa mattina abbiamo il diritto di chiedere a Dio: Signore, noi desideriamo vedere la tua gloria, alleluia. Se Mosè ed Elia poterono vedere la gloria di Dio, quanto più noi, che Gesù disse e pregò per noi dicendo: io ho dato la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno così come noi siamo uno. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato. E dice: affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato. Questa mattina abbiamo il diritto di chiedere a Dio: Signore, noi desideriamo vedere la tua gloria. Questa mattina, così come abbiamo già detto, non fermarti a quello che hai già vissuto. Desidera andare oltre, desidera cercare la gloria del Signore. Marta, se tu credi, abbiamo il diritto di sperimentare la gloria di Dio nelle nostre vite, nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro, comunque noi ci veniamo a trovare. Alleluia. Ma non basta solamente desiderare, basta. È necessario crederla, è necessario bramarla, è necessario volerla con tutto il nostro cuore. Alleluia. È necessario parlare a Lui, è necessario cercare la Sua faccia, è necessario presentargli le nostre richieste, ciò che c'è dentro il nostro cuore. Alleluia. Marta, se tu credi. Chiesa, se tu credi, alleluia, vedrai miracoli avvenire, vedrai risvegli che non hai mai visto prima. E non accontentarti lì, non fermarti lì, desidera di più. Signore, questa mattina ti preghiamo, facci vedere la tua gloriosa presenza nella nostra vita, Signore. La tua gloriosa presenza nella nostra vita, Signore. Alleluia! Alleluia! La tua gloria, Signore, Dio, nella nostra vita, Signore. E questo è il desiderio che c'è dentro di noi. Alleluia! E chiunque vuole,
Perché non prendiamo del tempo per venire a parlare con Dio? Perché non ci presentiamo davanti a Lui? E Signore, noi magari abbiamo già vissuto qualcosa di bello con Te, abbiamo già sperimentato cose grandi nel Tuo nome, però Signore, aiutaci ad avere un desiderio nel nostro cuore. Signore, aiutaci a desiderarlo con tutto noi stessi. Noi desideriamo vedere la Tua gloria. Alleluia! 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 Perché oggi facciamo avanti? Alleluia! 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 Ci vediamo la faccia del Signore!